come dire, incontrarci per organizzare insieme altre attività. E poi sarà proprio, questo è un incontro aperto, è un incontro in cui finalmente noi ci rilasseremo un pochettino e la parola sarà soprattutto a voi. Chiedo al sindaco, che ci ha fatto il piacere e l'onore di essere presente, se può, non lo voglio sottrarre alla sua famiglia. Quando uno è sindaco, anche se si mimetizza. Ho provato a mettermi il fondo. Due parole soltanto, ci mancherebbe. Sarò brevissimo, di solito sono breve. Bene, ben ritrovati amici del Bicknell. Inizia secondo me una nuova stagione per il Bicknell, anche con quello che si sta prospettando a livello nazionale con il decreto Franceschini, quindi una maggiore sensibilità nei confronti finalmente della cultura e dei luoghi storici. Quindi non soltanto le piccole realtà, quindi i comuni sono vicini alle realtà e agli istituti, ai musei, a chiunque faccia cultura, ma in realtà finalmente anche lo Stato si rende conto che è una fonte importante sia di promozione del territorio che di turismo. Io rinnovo all'istituto e a te Daniela la totale collaborazione del Comune di Bordighera, la nostra vicinanza, che non è soltanto d'affetto, lo sai, ma se riusciamo è anche una vicinanza concreta per proseguire la vostra attività. Grazie a voi e buona giornata. Allora, sindaco, ancora un attimo. Non gli chiedo subito soldi, so che appunto insieme diciamo abbiamo bisogno veramente delle istituzioni. E quindi so che oggi ha fatto altre cose qua, però questa volta invece ci facciamo un piccolo dono noi, non chiediamo, ma siamo tutti onorati di consegnarti la 50ª tessera degli amici del Museo Bicknell. Questa volta diciamo solo noi, facciamo un piccolo omaggio insieme alla foto ricordo di un altro momento importante per il museo, forse appunto quell'inizio di questa nuova era che dobbiamo assolutamente trovare insieme, ed è per questo che oggi vi abbiamo chiamato, che è appunto la foto ricordo di tutti gli amici riuniti attorno al Museo Bicknell il 17 maggio scorso alla presenza dei rappresentanti della famiglia Bicknell. Quindi sindaco, grazie. Nei tuoi ricordi e diciamo magari nell'ufficio proprio, sì. Nel quadrato del sindaco, così c'hai sempre sotto gli occhi, no? Sempre. Io sempre sotto gli occhi, e mi leggo anche sempre. Bene, grazie. Quella tessera numero 50 è importante, è un numero particolare. Il numero 50? Sì. Mi ci sto anche avvicinando dal punto di vista di grado. Grazie, grazie. Proprio volevo che poi la parola portino soprattutto a voi. Vi aggiorno solamente un po', appunto, siamo 56 oggi. Il modo di essere amici del Museo Bicknell è una diciamo realtà che abbiamo un po' ideato con Claudia Roggero, con Giannina Borelli nel 2011-2012 e che diciamo voleva dimostrare una concreta vicinanza al Museo Bicknell in maniera, come posso dire, operativa, no? I vari musei hanno gli amici. Il Museo Bicknell aveva diciamo, questa possibilità di raccogliere attorno a sé persone che ne seguissero le sorti, ne condividessero lo spirito, ne sapessero apprezzare le tante cose che sono raccolte qua. C'è stata una persona che sabato scorso mi ha detto: ti ho sentito dire le stesse cose 18 volte, che vuol dire, ma se le dici anche la 19ª ti sento lo stesso volentieri, che da una parte mi ha fatto piacere, dall'altra parte mi ha detto ma finir che può mi ripeto sempre, però ve lo voglio proprio dire ancora una volta, ricordatevelo, Bordighera, primo museo della Liguria occidentale, 50 anni dopo arriva al museo Girolamo Rossi a Ventimiglia. Questo inglese straordinario che fonda in questo contesto questa realtà che è praticamente stata, l'ho detto prima, per 50 anni
il polo culturale non di Bordighera, non della comunità inglese, ma di tutto l'estremo ponente ligure. Vedete la via Iulia Augusta, quello è un pezzo di strada romana vera, non è quattro basoli così, che vengono scavate dal Vintimiglium nel 1929. E anziché andare a Torino, dove c'erano altre realtà museali, noi dipendevamo dalla soprintendenza del Piemonte, siccome c'è il Museo Bichler, rimangono qui a Bordighera. Tutte le collezioni che noi abbiamo, non ve le voglio elencare, ma insomma, poi se volete, chi non lo conosce ancora bene, facciamo anche una visita insieme. Prima la signora Pallanca ha rivisitato la collezione di farfalle, 2500 farfalle, 12.000 fogli di erbario. In questa realtà erbario vuol dire la documentazione di tutte le specie botaniche che Bicknell e Sica raccoglie alla fine dell'Ottocento in tutto il territorio, da Sanremo alla Costa Azzurra. Avete partecipato con noi il, non mi ricordo quando, 28 giugno, alla esposizione del secondo Nestel che è stato portato qua. Ricordatevi gli amici del Museo Bicknell, qua c'è stato un signore, che l'avete forse conosciuto, di Sacile, Pordenone, che aveva un Nestel nella sua collezione e ha detto, non siamo noi che abbiamo cercato il signore, ma lui ha telefonato e ha detto, scusate Museo Bicknell, c'è tanto per dire, non, e questo lo dico ovviamente, chi mi conosce lo sa che uno dei miei difetti è proprio la mancanza di gloria, cioè sono una molto così, lo dico non perché dire guarda come siamo importanti, ma guardate quanto è importante questa realtà che sta a Bordighera, che sta nell'estremo ponente ligure. E vorrei anche ricordare, poi veramente la parola la passo a voi, però ancora poi mi prendo un altro pezzo, che diventa nel 37 la sede dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Guardate che una cosa importantissima, andate su Google, Istituto Internazionale di Studi Liguri, qua diciamo come sempre la consuetudine, forse noi stessi non ci rendiamo conto, questo è un istituto che ha fatto per certi settori della ricerca archeologica, ha fatto la rivoluzione, cioè da questo posto così lontano, così fuori dall'accademia, così fuori dai poteri accademici, si è cambiata la storia dell'archeologia. Vi cito solo l'archeologia di terra, lo scavo stratigrafico, vi cito solo l'archeologia subacquea. Qua in questo istituto, in questa biblioteca, sono passati tutti gli archeologi più importanti che hanno fatto veramente la ricerca italiana, la ricerca archeologica italiana fino ad ora, e proprio questo fino ad ora vuol dire che vorremmo appunto che continuasse, che andasse avanti. L'appello ancora, prima di dire questo, ricordare comunque le attività che mettiamo in campo, voi sapete, è inutile nasconderlo, le difficoltà economiche che non sono il solito pianto degli istituti culturali, mancano i soldi, cioè non ce ne sono, non è che ce ne arrivano poco, non ce ne sono. Quindi, e questo vuol dire non che voi dovete mettervi lì, ecco, ma dovete insieme aiutarci a individuare, a tenere. Lara si è caduto, a tenere diciamo alto, alto, che questo museo rimanga sempre aperto, temo molto la progressiva chiusura delle cose. Insieme a stai lì, stai lì. Insieme all'Unitre, sapete, qua c'è Giannina Borelli, ringrazio lei come tutti i suoi collaboratori, il museo rimarrà aperto al sabato pomeriggio, tutti i sabati pomeriggio dalle ore 18 alle 22.30. Quindi il Museo Bicknell, grazie proprio ai volontari, e per questo l'appello è ormai anche ai volontari, costituirà sindaco anche, come dire, farà parte di quell'offerta che dicevi prima, cioè quell'offerta turistico-culturale che è, diciamo, una cosa assolutamente, è già una realtà, cioè sono solamente molto spesso gli amministratori, a parte quelli locali ovviamente, che diciamo non si sono ancora resi conto che
è questo uno dei grandi traini in questa realtà come la nostra per fare movimento, per fare cultura. Averlo aperto, non abbiamo noi le forze, averlo aperto la sera quando c'è il passaggio sulla Via Romana, quando appunto anche la Villa della Regina fa le sue attività, è sicuramente una grande opportunità che possiamo quindi diciamo offrire e grazie a questa collaborazione. In questo periodo facciamo una serie di attività, ve le voglio appunto illustrare brevemente. Il 12 luglio avremo, quindi sabato prossimo, una giornata Nestle, proprio diciamo per ancora ammirare, riflettere quell'immagine di Bordighera fra il grande Nestle conservato nel centro Nino Lamboglia 1888. Un Nestle, mi è piaciuta molto la presentazione, non so se l'avete seguita, chi l'ha seguita, un Nestle molto tedesco, quello del Vallone del Sasso, no? Con ancora quasi gotico in certe cose, un Nestle estremamente bordigotto e mediterraneo, quello del 1898, che ormai è completamente immerso nei colori di Bordighera, nei gusti, nelle zucche, nei cardi e nei fichi che diciamo dipinge, ed è stato molto bello vedere come Bordighera trasforma anche gli artisti, e credo che potrebbe Bordighera, come dire, darci una carica positiva, no? I colori, il bello che c'è qui, e può continuare a costituire un motivo anche per le nostre persone per continuare a crescere. Grazie alle provocazioni di Pignatta, che fa finta di niente, abbiamo aggiunto una quarta sessione, questa volta non può più contestare perché l'abbiamo subito raccolta, ai convegni stranieri del Ponente Ligure, e per tutti voi faremo il 23 con Piero Ranieri anche la nostra antologia di Spoon River. Vi invitiamo tutti al cimitero degli stranieri di Bordighera, dove anzi chiunque di voi voglia, come dire, associarsi a noi, ognuno di noi darà voce a uno dei personaggi che sono lì e che costituiscono veramente non solo un doveroso, come dire, ricordo di chi ha fatto Bordighera, ma il turismo anche in questi cimiteri è una realtà, potrebbe costituire un'ulteriore offerta. Abbiamo per esempio la tomba di McDonald's, e Lilith non è per noi, McDonald's è uno che stava vicino all'Anglicana, McDonald's è un grande scrittore inglese, voglio dire, abbiamo la famiglia Jung, abbiamo la Rosa von Scheib, senza la quale non ci sarebbe stato il Museo Bickner, era la moglie del presbitero, no, presbitero, come si dice, insomma, del pastore, no? Della chiesa anglicana. Quindi me la immagino proprio come un'antologia di Spoon River, come siamo abituati forse a leggerla con Edgar Allan Poe, ma anche come ce la siamo letta, ce la siamo sentita cantare da Fabrizio De André, dove ognuno di noi potrà dare voce a questi personaggi, a queste persone, non questi personaggi, e ricordare quello che hanno fatto per Bordighera. Questo il 23 luglio con appuntamento alle 16 direttamente in Arsiglia. Il 26 luglio apriremo una mostra di un artista torinese che ci aveva, diciamo, già era già stata in contatto col comune di Bordighera, il comune ci aveva pregato appunto di ospitarla in questa sede in attesa poi dell'apertura della Biblioteca Internazionale, e quindi continueremo con un appuntamento a cui teniamo con Elia Barone. Elia Barone, non so se lo conoscete, figlio di Tibald di Barone, lui l'architetto, e diciamo ha fatto una tesi col Politecnico di Milano, anche lui è un architetto, sulla acclimatazione delle specie di esotiche nel nostro territorio. Siamo contenti di ospitare anche giovani, perché poi il bisogno anche nostro è quello di riuscire a affascinare qualche giovane, proprio anche di poterlo portare qui, quindi anche poi vorrei con voi discutere una giornata dei giovani di Bordighera in questa sede, non ne riesco mai a vedere uno, insomma qualcuno dovrà pur venire da qualche parte. Siamo, e vorrei citarla e ringraziarla, Donatella Tralci, vedendo con Donatella, sto già cercando di coinvolgere anche Giannina e qualcuno di voi, di poter ospitare qui una sezione della dimmi il nome, che mi Bordighera Book Festival,
perché io ho fatto mio, ci credo veramente, la collaborazione con gli altri enti. Devo dire che nessuno mi chiama mai, ma io li chiamo, io continuo a chiamarli, loro non mi invitano, ma io li invito. E diciamo, siccome siamo di rimpettaio, ho saputo da Donatella che c'era la possibilità di avere qui Villa della Regina, un evento a cui credo molto, il potere dei libri. Siamo tutti veramente legati e quindi speriamo di riuscire con loro a organizzare qui una mostra legata appunto a questo evento di Ada Merini. Quindi vorremmo farla e anche per questo le solite difficoltà. Il nostro personale già insomma fa molti sacrifici e quindi è difficile chiederne anche tanti altri, per cui gli amici del Museo Bicknell possono aiutarci in questo. Io vi ringrazio ancora tutti, vorrei veramente tacere e dare veramente tanta parola a voi. L'associazione è la vostra, noi siamo felici di avervi qua e contiamo sulle vostre idee, sul vostro apporto, su quello che ci direte per aiutarci. Grazie. Grazie. No, c'è Piero. E ti farà una foto ricordo. Beh, lui non so. Lui credo che abbia anche una controfigura, perché non è possibile che sia dappertutto così. Scusa, sorry. In English, però io l'ho studiata a scuola, poi l'ho anche insegnato. Chiedo scusa, faccio da rompighiaccio, anche perché il sindaco ha già parlato. La dottoressa Gandotti ha già detto parecchie cose, vorrei aggiungere due suggerimenti, o meglio, altri due. Sto diventato una cucina tremenda, mi stupisco, insomma. Quando ero direttore di un'azienda di soggiorno stavo zitto, ero dietro la scrivania, scrivacchiavo, davo disposizioni e ai noi mi prendevo un sacco di responsabilità già allora. Allora, suggerirei due cose. In primis, ho appena scoperto che ad Apricale sentite? Sì, sì. Aumento? Vai, vai. Apricale quest'estate, quindi praticamente adesso in questo mese di luglio e poi soprattutto ad agosto arriva al Teatro della Tosca, come da 25 anni a questa parte, con il gioco degli scacchi. A suo tempo organizzava anche dei tornei di scacchi, parlo di Ventimiglia, ma parlo anche di Riva al Mare qui a Bordighera. Sarebbe interessante, questo chiederei l'aiuto non solo della dottoressa Gandolfi, ma di voi tutti, di catturare quelle buone maniere, come facevamo, ho fatto anche l'Ions, quindi anche a Bordighera Alta facevamo venire tanti anni fa questi del Teatro della Tosca e del Caruso. Farli venire qua, fare una piccola rappresentazione, quando pomeriggio, chiaro, perché loro recitano la sera ad applicare. E spero che la facciano gratis come lo facevano per noi Lions tanti anni fa. Poi suggerirei al sindaco, magari in piazza di Bordighera Alta, la stessa iniziativa facendo una bella scacchiera, ma non per scimmiottare Marostica, perché sapete tutti gli anni a Marostica danno la partita a scacchi, quella classica, quella che io l'ho vista tanti anni fa e non vedo l'ora di ritornare. Potremmo fare qualcosa del genere anche a Bordighera. Problema numero due è catturare questi del Teatro della Tosca, ammesso che vengano e facciano uno spettacolo. Poi magari qualche volontario, avrei anche chi potrebbe fare un'improvvisata partita, scacchi, insomma, proprio in estemporanea, cioè poche mosse con lo scacco matto e poi tutti a casa. No, quella iniziativa del 23 prossimo, ci tengo a ribadire quanto ha già espresso la dottoressa Gandolfi, vi pregherei tutti, numerosi, tante aperte, no? Il cimitero è un luogo sacro, di rispetto, quindi dovremo fare, se saremo più di 40 come immagino, 3 o 4 o 5 gruppetti, in modo che altrettante guide possono pilotare a turno nel percorso per non infrattarsi in un lato. Vi pregherei soprattutto di venire non in macchina, ma come faccio io, o in bicicletta o con un altro mezzo. Sono anche le corriere, come sapete, ogni 15 minuti per andare a Sanremo, posso prendere una corriera
scendere in argilla e poi fare i conti fatti. Vi ringrazio. Avanti un altro. Tu. Io ho buttato giù due o tre idee che secondo me vanno coinvolti dai bambini agli adulti, quindi allora, secondo me si potrebbe dare un'impronta prettamente di marketing a questo luogo, perché è talmente bello che andrebbe fatto conoscere anche con cose spiccio. E io pensavo a un gift shop, quindi a dei pin, cioè delle spillette praticamente da vendere a chi viene a visitare il museo, delle calamite di quelle da frigo a forma di farfalla, cioè cose proprio così. Per coinvolgere i giovanissimi avevo pensato a un'iniziativa per le scuole elementari o medie, adotta una farfalla. Cioè il bambino ha a fronte il Leonardo, il versamento di una quota, per un anno è abbinato a una delle farfalle della collezione. Quindi acquisirà la foto, si può estrapolare dalla cosa, una foto e con il patronimico del bambino insieme alla farfalla. Da frigo. Se io parlo così. Sì, va bene. Quello che penso, no? Che mi ha piaciuto molto questo anche intervento. Ora, se gli amici hanno voglia e il loro tempo, c'è una prima adesione che è quella appunto dei 20 euro con cui si diventa amici del museo Bickner. Vedremo poi, lo discuteremo tra di noi, se questa adesione è annuale o se è una volta per sempre, magari se viene rinnovata. Se viene rinnovata, allora adesso parlo con Claudia, la prenderà. Adesso diciamo, a parte questa prima adesione che c'è stata, vorremmo proprio, il nostro auspicio è che se noi, cioè, oltre a raccogliere le idee, ovviamente nella disponibilità di ognuno, ognuno ne potesse portare avanti una, mezza, perché con le forze che sono attualmente in campo, le nostre forze sono assolutamente insufficienti a portare avanti quello che stiamo facendo. Quindi l'incontro era benissimo, ci salutiamo, ci conosciamo, facciamo nuove tessere, le rinnoviamo. L'altro incontro era, confrontiamoci, vediamo quali idee escono fuori e vediamo se qualcuno può dare un po', o come diceva Claudio, la banca del tempo, no? Cioè, noi, ecco, voglio dire, abbiamo già l'apporto importante di alcuni volontari al museo. Forse c'è ancora Gabriele qua, forse è andato via. Ecco, Gabriele sta dando un contributo importantissimo. Lui viene ormai, diciamo, in maniera da diverso tempo e ha praticamente sistemato un intero fondo librario del Museo Bickner che continua a fare la sua funzione. Abbiamo avuto, oltre il quadro Nestel che l'abbiamo in esposizione temporanea, recentemente una donazione da parte degli eredi dell'Hotel Londra di Bordighera, che avevano ereditato il lotto della biblioteca all'epoca, quindi della biblioteca degli inglesi. Biblioteca che era un piccolo nucleo di biblioteca originario e poi era la biblioteca un po' come si succede adesso, gli inglesi venivano, stavano a Bordighera, lasciavano il libro in questa biblioteca. Gabriele ha già fatto praticamente tutto l'inventario, riordinato questo fondo, va sicuro, senza togliere niente a noi, che con le forze a disposizione, oltre alla lettera di ringraziamento a chi ci ha fatto la donazione, avremo ancora le casse. E lo dico chiaramente, Gabriele ha fatto, ci ha sopportato, è diventato un abile, diciamo, gestore di libri. Quindi abbiamo, è un apporto importante, senza togliere nulla a noi staff, che facciamo il massimo, però non ce la facevamo. E c'è Marilisa, che non so, si nasconde pure lei, che sta riordinando quello che è un fondo straordinario, che se potessimo avere quei soldi che forse il sindaco ci ha fatto dire, ma stai un po' attenta che adesso ci sta cambiando le cose, che è un fondo cartografico di stampe.
il museo Bichner si è salvato perché è arrivato l'Istituto di Studi Liguri, l'ho detto prima. L'Istituto di Studi Liguri è un grande istituto culturale che ha messo nel museo Bichner nella sua biblioteca. Si sono salvati entrambi, ma adesso sono come due cose che si, come posso dire, si limitano reciprocamente. Il museo ospita la biblioteca e quindi non può esporre tutta la sua quantità di cose. La biblioteca, nessuno di voi pensa che questa è la biblioteca, è una delle più importanti biblioteche italiane nel nostro specifico settore, non è una biblioteca di lettura dei romanzi, non ci loggiamo l'ultimo romanzo di Camilleri, però qua diciamo stiamo sfiorando i 113.000 volumi. Quindi Marilisa sta facendo il riordino dell'inventario che spero riusciremo poi a mettere almeno online. Quindi oggi l'idea che ha detto lei mi sembra che sia molto bella, l'abbiamo già fatta con Claudia per esempio per il progetto Via Giulia Augusta sul museo di Ventimiglia. Potremmo farla con il museo Bichner. E tenete conto una cosa, che quello che date, i vostri 20 euro, o quello che ci darete, c'è sempre la cassa oblazioni per il museo, quindi se vi scappano dei soldi in più, noi non ci offendiamo mai, così. Allora, i soldi degli amici del museo Bichner, io vorrei che decideste anche voi, utilizzarle per il Bichner, io vi posso poi portare le nostre esigenze, io ho fatto delle proposte, però potete anche dirmi, guarda, con questo tipo di una parte di questo denaro, no, degli amici, per esempio lo mettiamo in promozione con i soldi, diciamo, gli ingressi dell'Unitre fatto con la professoressa Borelli. Abbiamo dotato una cosa banale che il Bichner non aveva, il Deplian, da dare ai visitatori in lingua, e abbiamo deciso concordemente, quando la professoressa mi ha detto grazie all'Unitre ho raccolto X, ci siamo detti cos'è, in che cosa, perché le cifre che si raccolgono sono tali che non è che noi dico le metto nella cassa dell'istituto e mi risolvo il problema economico, no, cioè, voglio dire, però possono servire a fare quelle cose minime che invece non siamo ancora riusciti a fare. Quindi discutete, va bene, per me questa idea del fine mi sembra dello Spilla, non so Claudia, che lei, con lei abbiamo già fatto promozione, Claudia aveva fatto quella ha fatto le cartoline, delle cartoline, sì. Quella bellissima, diciamo. Perché io vedo che quando c'è stata appunto la giornata o anche la conferenza che avevamo fatto noi, gente cercava la cartolina. La cartolina c'è, adesso magari la tiriamo anche fuori, le cartoline ci sono, ognuno di noi. Sì, appunto, o fotografare, fare dei libretti fotografici sulla collezione, sull'erbario, sugli acquarelli, sulle farfalle, insomma, fare proprio delle piccole monografie. La cosa che è assolutamente necessaria è il lato pratico, cioè vedersi oggi sì, bisognerebbe vedersi una volta al mese, capire chi può fare cosa, nel senso di cioè, valorizzare le singole competenze. Io faccio la grafica, quindi posso occuparmi di questo. Allo stesso modo dividersi anche il tempo, chi ha più tempo mettere a disposizione il tempo, e anche nelle occasioni quelle degli incontri, delle conferenze, a volte manca proprio la presenza riconosciuta nel dire io quel pomeriggio lì mi occupo del bookshop, ci sono la Elena e la Bruna che fanno salti mortali, ma magari loro sono tutti in un altro momento, invece è qua che noi dobbiamo fare magari gli amici, come già gli amici del museo di Torino, adesso voglio dire, farsi la tesserina, no? L'Unitre ha la sua tessera, voi avete la vostra cosa. Essere riconoscibili. Avere, no? Amici del museo Bichner che ti accolgono anche lì, io poi sono disponibile anche per ognuno che vuole, non so, affiancarsi all'Unitre anche nei turni, per esempio Giannina, no? Anche affiancare, implementare i turni di apertura. Allora, nel formulario per l'iscrizione al museo, gli amici del museo, si potrebbero mettere proprio le proprie caratteristiche, io sono la propria disponibilità, sì, la lingua per cui se vi serve una traduzione sono disponibile, il mio ottimo, tempo sì. Potrebbe essere la mattina dalle alle, cioè proprio fare una divisione tra competenze.
io penso che dobbiamo fare una bella lista di chi si è disponibile a fare qualcosa e con tempo dare, perché se no uno ci riuniamo però non sa chi controlla, chi contattare, chi non fare. Una bella lista di nome con email e numero di telefoni, così dice tu sei libera, vieni qua oggi stasera o domani sera o tra una settimana, tra 10 giorni, così è una lista di volontari, se no è difficile, ognuno si dice vabbè io sono disposto a dare un'ora, 2 ore, posso fare. Magari bisogna sapere chi è con voi. Questo potete appunto o stabilire un giorno al mese, che potrebbe essere il primo venerdì del mese, piuttosto del teatro che, cioè, dare una cadenza regolare, posso provare a mandare un messaggio, giorno è un momento se fosse disponibile eventualmente, le vostre esigenze vengono incrociate con le disponibilità. Però io non ce l'ho per il numero di telefono, eventualmente me lo passi, perché me lo mandi poi, o un'email o quello che c'è bisogno di trovarsi, io partecipo a molte cose, ma non è che voglio essere sottolineato. Possiamo fare qualche progetti con loro, insomma, però anche installare, cominciare a fare il tè pomeriggio durante l'estate, prossimo anno probabilmente adesso non c'è tempo, di invitare gli inglesi, l'associazione, di venire qua a prendere un tè, a vedere il museo Big Nair, come funziona, una cosa così, gli diamo 10 euro quello che è per un tè e si fa una chiacchierata, sarebbe bello, ma poi c'è vedere che si sta facendo una cosa, si fa all'internet, si mette su, oggi è venuta questi qua degli inglesi che è venuto a prendere il tè al Bicknell e abbiamo cominciato a fare una cosa, è un po' diversa, no? Un po' apriamo un po' anche alla situazione. Chi l'ha detto, forse Lucia, proprio secondo me, per esempio, siamo qua, credo che le idee belle qua, basta stare lì, ci vengono delle idee tutti, no? Voglio dire, sì. Cioè, ecco, però quello sono un po' d'accordo con lei o con chi l'ha detto, fare un elenco di disponibilità e dire vabbè io mi occupo di questo, se vogliamo dare, perché va benissimo anche vederci una volta ogni tanto, è sempre bello incontrarsi, però se vogliamo dare anche operatività, legarci fra di noi, no? Ritornare, cioè, come dire, appropriarsi un po' di questo spazio che per tanti anni è stato aperto a servizio di tutti, non ha mai chiesto niente, adesso dice sono qua, vorrei continuare, allora sono un po' d'accordo, fare un elenco di cosa chi può realmente occuparsi, cioè nel senso poi ci si può incontrare così periodicamente, però vorrei riuscire a fare questo. E una volta concordato, che poi una volta che si concorda con noi tutti insieme, con noi del museo ovviamente, perché però poi si rischia che ognuno vada per conto proprio e non va bene neanche quello, che poi sia autonomo, si muove autonomamente. Certo, certo. Senza assistenza. Sì. Intervengo io. Buonasera. Io sono l'ultimo arrivato, innanzitutto vorrei dire, non voglio essere troppo, impormi troppo nelle idee, nei pensieri. Delle cose. L'unica cosa di cui mi sto occupando è di fare un sito per il museo. Abbiamo già preso lo spazio e abbiamo pensato di dividerlo in due parti, proprio per rendere interattiva la cosa. C'è una parte istituzionale di cui se ne occupa Daniela, se mi dà le informazioni, perché io la stresso, come l'ho appena detto, ma io conosco poco. E poi ci sarà una parte, come se fossero degli articoli, in cui ognuno degli amici del Bicknell può occuparsi di un argomento, scrivere qualcosa riguardo, un'esperienza. Io ho letto su Facebook, per esempio, di una signora di cui non ricordo il nome che aveva studiato qua con Nino Lambosi, quindi potrebbe raccontare la sua esperienza o degli aneddoti oppure delle parti del museo che sono, perché dentro ci sono tantissime cose, illustrarle tutte si fa una certa difficoltà. Quindi questa è, io appena sono riuscito a farmi dare abbastanza documentazione perché sia presentabile il sito, che è già abbastanza, vi comunico poi l'indirizzo
e attraverso la mail ognuno di voi può mandare due o tre foto ricordo più un argomento che va interessato in modo particolare, così se qualcuno si che so, sa di finestre, piuttosto che delle farfalle, che via. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che vorrei che facesse questo sito, siccome all'interno c'è il wifi libero, che stiamo attivando, che abbia una diffusione radio sufficiente a coprire il museo, le varie vetrinette descriverle in un percorso virtuale all'interno del sito, e chi arriva attraverso il QR code, o QR come si chiama quei quadratini, con lo smartphone può cliccare sopra e avere la descrizione di cosa c'è sotto la pagina. Non è difficile fare questa cosa qua, è abbastanza importante. Il problema è avere le informazioni e poterle mettere dentro. Nel senso che io ho cominciato a scrivere prendendomi qualche libro che avevo comprato qua e digitando. Ci vuole una vita. Quindi ho bisogno che qualcuno se ne occupi, scriva qualcosa e di avere tutti i file, le fotografie necessarie. Questa è, credo che sia una cosa importante perché dà visibilità a livello nazionale e anche internazionale. Siccome abbiamo preso museobitmail.it e museobitmail.eu, si può anche fare la versione, se qualcuno che sa tradurre, magari semplificando, fare la versione in inglese. Questo è quello. Adesso all'interno ci sono già caricate, per esempio la vostra manifestazione è caricata, l'incontro nella foto, sono già caricate come articoli, non è un giornale, è una, chiamiamola così, un magazine, una rivista che periodicamente, anzi, un'altra cosa, ci sarà un modulo per mandare, in cui mettere la propria mail, quando arriva un nuovo aggiornamento, arriva un nuovo articolo, viene inserito, nella mail verrete avvisati che c'è. Quindi anche questo per dire che se si crea su internet traffico su un sito, attraverso Google e attraverso le pubblicità di Google, io ho un amico che vive nelle Filippine e vive solo di questo, perché lui ha fatto il vocabolario latino, viene consultato con 10-12 mila visite al giorno e questo gli permette di avere 1.200 euro al mese. È interessante perché Google permette, se è un grosso traffico, ti propone delle pubblicità e ti dà un tanto se non lo va. Questo è quello che è la mia idea, diciamo. Queste sono per voi. Volevo dirmi che mi hanno detto che c'è una signora che abita qui, io ancora non lo so chi è, però lei scrive molto sulla Riviera Inglese, che poi ha fatto molte interviste alla figlia di Churchill, alla nipote di Churchill, non di quelli così. È un inglese, io americana. Possiamo anche, magari io le devo comunque chiamarla, possiamo anche fare un bel cosa su Bicknell da lei, così certo. Ah, posso dire solo ancora un'altra cosa? Una proposta a chi nel 2003 viene e tiene il museo aperto. Siccome sicuramente hanno tutti dei nipoti, chiedergli, coinvolgerli un po' per portare della gioventù in quelle giornate, far compagnia magari al nonno, dove si ricevono i turisti. Perché il fatto di avere gioventù e movimento fa piacere a tutti quanti. Di conseguenza, questo, hai capito cosa voglio dire? O anche qualcuno che prepara anche il tè. Dal punto di vista pratico, Daniela forse me l'ha detto, io ripeto, l'apertura dei toni. Tutte le cose sono bellissime, diceva giusto lei, dopo ce ne andiamo a casa e siamo riassorbiti. Allora, se la dottoressa Gandolfi è d'accordo, se voi siete d'accordo, io direi a Elena, che ha già l'elenco degli amici del museo, magari per il momento deve essere lei il punto referente. No, io vorrei proprio no. Lasciare fuori il personale. Che diciamo, perché sennò cadiamo nella stessa cosa. Noi abbiamo l'elenco e come voi avete ricevuto tutti la mailing list, no? Cioè siete qui perché avete avuto l'invito con la mailing list. No. Io ho ricevuto.
Cioè, gli amici del Museo Bitne hanno ricevuto l'invito. Io l'ho ricevuta. Ce l'ha trasmessa. Comunque fa lo stesso. Mi sa che la lista è da aggiornare la lista con i telefoni. Chi prende le lingue ci dice ma domani ci vediamo. Sì, io sono piena. Mi hanno musicato un po'. Sì, anche io. Non rivela te.